Passaggio, Buster. Bella mossa, Scout. Chi sta guidando lungo la strada? È Tony il furgone. Oh no, Buster, fai attenzione a dove tiri la palla. Stai attento, Tony. Ai, deve essere stato doloroso. Spero che Tony stia bene. Buster, devi essere più cauto. Occhio a quel chiodo. Oh no, ha bucato la gomma di Buster. Guarda, Scout, a Tony il furgone serve aiuto. So di chi abbiamo bisogno. Sì, Amber l'ambulanza. Ottimo lavoro, Scout. È sicuramente una giornata intensa. Spero che ti riprenderai presto, Tony. Oh, Buster, deve essere una cosa molto dolorosa. Non ti preoccupare, è stato solo un incidente. Tony è in buone mani e Amber tornerà presto. Buster, guarda, c'è Amber. Chiediamole di ripararti. Buster va verso il garage. Oh, wow, Tony sembra in gran forma. Buster sta per farsi cambiare la ruota. Tutto sistemato. Oh, Buster, gli incidenti capitano. Stai più attento la prossima volta. Bel passaggio, Buster. Oh no, non di nuovo. Questa volta, Buster, sta più attento. Guarda a destra, guarda a sinistra. Ora sì che ci siamo. Ben fatto, Buster. Da questa parte, Buster. C'è Buster e anche Digger. Che grande castello di sabbia che avete costruito. È Sandy il gabbiano. Attenta, Sandy, non posarti sul castello di sabbia o lo... Oh cielo, poveri Digger e Buster. Vai via, Sandy, uccellino dispettoso. Cosa hai visto, Buster? È una formina rossa che spunta da terra. Chissà che forma ha. Ottimo lavoro, Digger. È un triangolo. E guarda, Sandy ha trovato una formina gialla. È un cerchio. Riesci a trovarne altre, Sandy?
Eccone un'altra. Questa è blu. Presto, tirala fuori. È un quadrato. Ha quattro lati. Wow, ci sono così tante forme. Triangoli. Cerchi. Rettangoli. Esagoni. Sandy, aspetta! Non... Aspetta un attimo. Credo che Buster abbia un'idea. Buster e Digger raccolgono le formine. Chissà cosa ci faranno. Le stanno impilando. Mi sa che stanno facendo una torre. Manca solo un altro pezzo in cima. Così, Buster. Piano piano. Così, perfetto. Wow! Buster e Digger hanno fatto una torre con le forme. Che ottima idea. Ora possono tornare a costruire i castelli di sabbia. E guarda, Sandy ha un altro posto che non crolla su cui mettersi. Bel lavoro, Buster. Ciao, Buster. Ciao, Digger. Chissà cosa ha visto Buster. È un'area giochi. Oh, wow! Guarda, ci sono Scout e Digger che stanno facendo un ponte. Perfetto per Scout per passarci sotto. Cosa c'è laggiù? Penso sia una vasca con le palline. Sì! Dai, Buster, lo sai che ci puoi andare. Wow! Bel salto, Buster. Oh, guarda, c'è Billy il bulldozer. Sta saltando sul tappeto elastico. Sembra si stia divertendo un sacco. Wow, Digger, sei proprio bravo sulle parallele. Continua così. Chissà perché Billy sta spingendo tutte quelle formine morbide. Oh, solo per farci atterrare, Digger. Bell'atterraggio, Digger. Oh, Scout, sta attenta. Sembra difficile stare in equilibrio. Oh, wow, Scout, sei una professionista. Pronti? Attenti? Via! Chi vincerà? È un testa a testa. Scout arriva prima. Brava, Scout. Sarà per la prossima volta, Buster. Deve essere stato proprio divertente. Credo che Digger voglia giocare a nascondino. Ottima idea. Ok, Buster, comincia a contare mentre gli altri si nascondono. Oh, bella idea, Scout e Billy. Quello è un ottimo nascondiglio. Digger si sta nascondendo nella vasca delle palline e Billy in cima allo scivolo. Pronti o no? Sto arrivando. Riesci a trovare i tuoi amici, Buster? Dove potrebbero essere? Lì no. Non preoccuparti, Buster, li troverai. Devi solo continuare a cercarli. Quello è Billy. Bell'avvistamento, Buster. Ne mancano solo due. Sembra divertente. Oh, ecco Scout. Ben fatto. Meno uno. Controlliamo la vasca delle palline. Oh, Digger. Ottimo nascondiglio. Che gioco fantastico. Buster stia di nuovo dormendo. Dove sei, Buster? Guarda tutte quelle palle giganti colorate e i giocattoli. Sembra un ottimo luogo per un'avventura. Vediamo cos'altro troverà Buster. Wow, guarda quell'orsacchiotto. Guarda com'è grande. Sembra morbido e coccoloso. Ah, così Buster, fatti dare un forte abbraccio. Sembra proprio affettuoso. Oh no, Buster, cos'è quel rumore? È un gancio gigante. Credo che Buster sia dentro una grande macchinetta a chiappa premi. Buster, attento, sta per prenderti. Dai, Buster. Era solo un brutto sogno. Guarda, c'è Scout. Sembra che Buster sia ancora un po' scosso. Ma non hai più niente di cui preoccuparti, Buster. Guarda, Buster, Scout ha qualcosa da farti vedere. Chissà cos'è. Oh no, è una macchinetta col gancio. Buster sembra spaventato. Scout non ne ha paura. Forse è divertente. Non preoccuparti, Buster. C'è Scout con te. Guarda, Buster, c'è l'orsacchiotto. Perché non provi a vincerlo? Dai, Buster, sii coraggioso. Puoi farcela. Ok, Buster, prendiamo l'orsacchiotto. Vai con calma. Così sembra vada bene. Ok, ecco che scende. L'hai preso? E quello cos'è? Non è l'orsacchiotto.
Oh, è un piccolo pullman giallo. Questo giocattolo è proprio uguale a te, Buster. Questa cosa fa ridere Scout e Buster. Buster ora ha superato la sua paura della macchinetta col gancio. Ehi, ciao Buster! Oh, guarda un po'! Sei nel Far West! Dai un'occhiata al tuo cappello da cowboy. Quello deve essere lo sceriffo con la sua luccicante stella dorata. Oh, guarda! Un lazzo! Ottimo lavoro, Buster! Ora sei un vero cowboy. C'è Terry! Inclina il tuo cappello da cowboy e saluta! Non penso che Terry sia rimasto molto colpito. Aspetta! Oh, è bandito il bus! E cos'ha sulla schiena? Un sacco! Penso che abbia derubato il negozio di caramelle! Che villano che è! Devi fermarlo, Buster! Presto, Buster! Si sta allontanando! Inseguilo! Sveglia, sceriffo! C'è un criminale a piede libero! Sfrecciano lungo i binari del treno! Più veloce, Buster! Non puoi lasciar fuggire bandito! Wow! Bandito è saltato davanti a Suki il treno! Aspetta che passi il treno e... Dov'è andato? Oh no, sta andando nella direzione opposta! Che subito! Stagli dietro, Buster! Bandito sta cercando di seminare Buster nel campo di cactus! Attento, Buster! Sono molto spinosi! L'hai quasi preso! Attento! Stai bene, Buster! Oh no, il cactus ha bucato la tua gomma! Bandito sta scappando! Oh no, non la prenderei mai con una gomma a terra! Aspetta! Ma certo, il lazzo! Lancialo, Buster! 1, 2, 3, via! Grandioso, ce l'hai fatta! Hai catturato Bandito! Ed ecco lo sceriffo Otis, ti sarà sicuramente grato! Eccoci, Bandito è finito in prigione, nel posto che si merita! Oh, wow, anche tu hai un distintivo! Lo sceriffo Buster, non è fantastico? Wow, che sogno eccitante! Buon viaggio, Buster! Ciao, Buster! Che bel fiore! È proprio una bella giornata di sole! Oggi Buster è davvero felice! Guarda là! Una bella e succosa mela! È meglio che ti sbrighi, Buster, o farai tardi a scuola! Le lezioni sono già iniziate! Presto! Oh, cielo! Non credo che l'insegnante sia molto contenta del tuo ritardo, Buster! Ora faresti meglio a seguire attentamente la lezione. Pare che oggi dovrai guidare tra i coni. Ed ecco Robin. Rimani concentrato, Buster. Non distrarti. Oh, cielo. L'insegnante non sembra affatto contenta. È ora di guidare tra i coni. Il bus arancione parte per primo. Lento e costante. Così. L'insegnante sembra soddisfatta. Ora tocca a te, Buster. Buona fortuna. Wow! Rallenta, Buster! Stai ribaltando i coni! Prova a rimanere in mezzo ai coni! Oh, cielo! Non è ciò che ti è stato detto di fare! Così impari ad andare troppo veloce! L'insegnante è molto contraria! La scuola è finita! È ora di tornare a casa! Credo che Buster sia triste di non aver fatto ciò che gli era stato detto a lezione! Forse dovrebbe andare a chiedere scusa all'insegnante. L'insegnante sembra molto stanca. È stata una lunga giornata anche per lei. Credo sia il caso di tirarla su di morale. Cosa potresti... La mela! Ottima idea, Buster. È molto gentile da parte tua. Così hai rallegrato l'insegnante. Forza, Buster. Puoi farcela questa volta. Lento e costante. Così... Sei concentrato e stai andando benissimo, Buster. Ce l'hai fatta. Ottimo lavoro, Buster. Ciao a tutti. Che meraviglioso tramonto. Scommetto che Buster si è divertito un sacco sotto i raggi del sole. Oh, chissà cos'è quella melma verde. È così appiccicosa e... Oh no, è caduta su Buster. E non penso se ne sia accorto. Cosa sta succedendo? Qualcosa non va. Guarda tutte quelle lapidi e zucche che stanno comparendo. È spaventoso. E cos'è successo a Buster? Credo che quella melma verde l'abbia trasformato in uno zombie. E quello chi è? Oh no! È Buster lo zombie! Digger è davvero terrorizzato! Ma non credo che Buster sappia di avere quell'aspetto! Oh, guarda, c'è Scout!
Buster è proprio felice di vederla. Oh no! Anche lei sembra spaventata. Oh no! Scout si nasconde da Buster, proprio come ha fatto Digger. Povero Buster, è così triste e sconsolato. Dai, Scout, Buster è tuo amico. Credo che Scout abbia un'idea. Vuole che Buster la segua. Buster, ora capisci? Sembri uno zombie. Ecco perché tutti hanno paura di te. Non preoccuparti, Buster. Guarda, la melma è venuta via ed è rimasta sulla ruota di Scout. Penso che Scout abbia un piano. Un autolavaggio! Ottima idea, Scout. Buster è sempre felice di andarci. Sì, il verde è andato via. Buster non è più uno zombie. È stato molto spaventoso, Buster. Oh, cielo! Scout, ululi come un lupo mannaro! Felice Halloween a tutti! Ciao, Buster! Wow! Attento con quella spaventosa melma verde! La stai facendo schizzare ovunque! Guarda, c'è Terry il trattore! Non credo voglia essere ricoperto dalla melma. Guarda com'è prudente! Zoom! Fermo! Attento, Buster! Stai andando dritto contro Terry! Fiu! C'è mancato un pelo! Attento, Buster! Oh, cielo! Hai spruzzato la melma su Terry! Non penso ne sia molto entusiasta. E Buster riparte. Va a divertirsi con la melma. Attento! Oh no, Buster è rimasto bloccato nella melma appiccicosa. Oh santo cielo, è proprio rimasto incollato. Il sole sta tramontando e sta venendo buio. Che paura! Spero che a Buster vada tutto bene. Guardate, Terry il trattore! È venuto a risolvere il problema. Anche se Terry non sembra molto felice di questa situazione. Per favore, aiuta Buster, Terry! Deve solo dargli una bella spinta! Ce la farà! Uno, due, via! Urrà! Grazie, Terry! Oh, Buster! Grazie al cielo, Terry il trattore è arrivato a salvare Buster dalla melma verde appiccicosa! Ciao, Terry! Ciao, Buster! Ehi, Buster! Ecco un'altra bella giornata per divertirsi. Oh no, è bandito il bus! Buster, attento, ti schianterai! Aspetta, cosa sta succedendo? Oh wow, stai fluttuando nell'aria! È incredibile, Buster! Chissà se puoi anche volare! Oh wow, ti sei trasformato in un supereroe! Sei velocissimo! Super Buster è qui! Woohoo! Cosa ha visto Buster? È Otis, la macchina della polizia! Chissà cosa sta cercando Otis nella galleria! Ehi, è bandito il bus! Cosa sta tramando? Nulla di buono! Oh no! Ha spinto la roccia davanti all'ingresso e ha chiuso Otis nella galleria! Devi salvarlo, Buster! Non puoi lasciare che bandito il bus la faccia franca! Quel macigno sembra molto pesante! Va tutto bene, Buster! Ora sei un supereroe! Puoi salvarlo! Oh, Buster! I tuoi occhi! Wow! Hai la visione laser! Bravo, Buster! Hai liberato Otis! Adesso andiamo a catturare quel furfante di bandito il bus! Ecco bandito! Sembra stia nuovamente tramando qualcosa di losco! Scout, attenta! Povera Scout! Guarda chi c'è! Ora sei nei guai! Super Buster è qui! Buster, puoi fermarlo! Super Buster è troppo forte per bandito! Questo dovrebbe averlo fermato! Ora Buster deve solo aiutare Scout a uscire dallo stagno! Guarda bandito! Ora è lui quello bloccato! Oh, è stato solo un sogno! Non penso che la maestra sia molto contenta. Guarda, ci sono Buster, Scout e Tigli. È la vigilia di Natale e sono emozionati per l'arrivo di Babbo Natale con i doni. È ora di andare a letto, ragazzi.
Babbo Natale non verrà se siete svegli. Oh, è quel subdolo furfante di Bandito il Bus. Cosa avrà in mente stavolta? Babbo Natale sta mettendo i regali sotto l'albero. Sarà molto impegnato stanotte. Oh no! Bandito sta rubando tutti i regali da sotto l'albero! Che furfante! Ora sta sgattaiolando via! Ups! Ti sta bene, Bandito? E ora cosa ha visto? La stella dorata di Natale! Ruberà anche quella! Oh cielo! Sta cercando di tirarla giù dall'albero! Guarda! Bandito è rimasto legato! Ci metterà un'eternità per liberarsi! C'è voluta tutta la notte, ma Bandito è finalmente libero! Ora sta scappando con i regali! Oh, povero Buster! Tutti i regali sono stati rubati! È davvero triste! Bandito è proprio perfido! Ma aspetta! Cosa succede? Cosa sta facendo Bandito? Guarda! Bandito sta rimettendo tutti i regali sotto l'albero! Forse non è così cattivo dopo tutto! Sì! Alla fine ecco che ci sono i regali! Buster è così felice! Buon Natale! C'è Babbo Natale! Non sembra molto contento di Bandito! E quello cos'è? Ha messo sotto l'albero anche un regalo per Bandito! Bandito se l'è guadagnato per aver restituito i regali! Ha fatto la cosa giusta, Bandito! Buon Natale! Ciao, Buster! Cos'è che hai visto lassù nel cielo? Oh, wow! È la slitta di Babbo Natale! Sta andando davvero veloce! Oh, oh! Penso che si schianterà! Svelto, Buster! Vai a vedere se Babbo Natale ha bisogno di aiuto! Wow! Ci sono la slitta e le renne! E guarda! C'è Babbo Natale in persona! Oh! Oh, cielo! La slitta è rotta! Come farà adesso Babbo Natale a portare tutti i doni in tempo? Chissà se Buster può fare qualcosa per aiutare. Penso che Babbo Natale abbia un'idea. Chissà cosa ha in mente. Wow! Babbo Natale si siede su Buster! E cos'è quella polvere magica? Oh, salute Buster! Bene, ora vai! Attento a quell'albero! Aspetta! Wow! Buster sta volando! Proprio come la slitta di Babbo Natale! Ora possiamo consegnare in tempo tutti i regali! Guarda, c'è Scout! Da dove arriva questo regalo? Ottimo lavoro, Buster e Babbo Natale! C'è Diggly che sta decorando l'albero di Natale nella piazza del paese! Buon Natale, Diggly! C'è Terry fuori dalla fattoria! Buster e Babbo Natale lasciano un regalo anche per lui! Wow! Tutti i regali sono stati consegnati! Bravo, Buster! Hai aiutato Babbo Natale! Ora è tornato a casa al Polo Nord! È di nuovo quella polvere magica! Oh, capisco! È la polvere magica che ti fa volare! Fantastico! Buon Natale, Buster! C'è Buster il Bus! Sembra si stia divertendo a far volare quell'aquilone! Attento! Oh no! Scout è andata addosso a Buster! E adesso l'aquilone è volato via! Sono sicura che Scout non l'ha fatto apposta, Buster! Guarda! Cos'è? È una letterina per Babbo Natale! Ma non è stata spedita! Penso che Buster abbia un'idea. Consegnerà lui stesso la lettera, in modo da essere sicuro che arrivi sana e salva da Babbo Natale. Oh no, la lettera! Phew, grazie per l'aiuto, Robin. Buster parte. La strada per arrivare al Polo Nord, dove vive Babbo Natale, è lunga. È ghiacciata e pericolosa. Attento a non perderti, Buster! Oh cielo, manca poco, Buster! Cosa sono quelle? Le tracce delle renne! Guarda! È Babbo Natale! Buster ce l'ha fatta!
Babbo Natale saluta Buster. Vai a dargli la lettera. Buster ha guidato davvero molto per consegnarla. Vediamo cosa dice. Wow! Chiede a Babbo Natale di regalare a Buster un aquilone per Natale. È da parte di Scout. Scout è proprio un'amica leale. Penso che Babbo Natale sappia cosa fare. Bravo Buster che hai consegnato la lettera. È la mattina di Natale. Svegliati Buster. Oh, non c'è niente sotto l'albero. Forse Babbo Natale è stato troppo impegnato. Aspetta, in realtà c'è un regalo. Buon Natale, Buster! Ed eccolo lì, proprio come chiesto da Scout. Un aquilone per rimpiazzare quello che Buster ha perso. Grazie, Scout. Che bel pensierino di Natale. Ehi, ciao, Buster. Sembra proprio una calda giornata lì nel deserto. Wow, guarda là davanti a te. C'è una grande montagna con del fumo che esce dalla cima. Cos'era? È Rita l'autosportiva. Sta accelerando verso la montagna fumosa. Penso che voglia fare una gara. Buster e Rita corrono insieme nel deserto a gran velocità. Rita è più veloce. Dai, Buster, ce la puoi fare. Guarda, Buster sta usando quella rampa per raggiungere Rita. È stata una divertente corsa fino alla cima. Ma guarda, quella cos'è? Lava bollente. Credo sia un vulcano. Potrebbe eruttare in qualsiasi momento. Oh, oh, Buster, attento a quel masso. Oh no, è caduto nella lava. Phew, non è successo niente. Oh no, credo che il vulcano stia eruttando. Presto ragazzi, scappate. Oh no, ci sono delle palle di fuoco che vengono sparate dal vulcano. Attenti, sono bollenti. Oh no, Rita è bloccata nella sabbia. Buster è coraggioso e va ad aiutare la sua nuova amica. Ottimo lavoro, Buster. Ora, veloci, andate via. Veloci, veloci. Phew, per un pelo. Ecco Ashley, il camion dei pompieri. Non sembra contenta. Dovrà spegnere tutti gli incendi. Buster e Rita non dicono niente. Non volevano scatenare il vulcano. L'hanno scampata bella. Ma Buster ha trovato una nuova amica. Ciao Buster! Ciao Rita! Guarda, è Jessie la Jeep! Ha una torta! Wow, sembra gustosa! Ma ecco che arriva Bandito il bus. Sembra abbia in mente qualcosa. Oh no! Sta mangiando la torta di Jessie! Non è affatto giusto! Povera Jessie! Ecco Buster il bus! Ed ecco Bandito, che sta guidando troppo veloce! Guarda! Buster è andato a giocare con Scout! Le ha regalato un pallone da calcio! Guarda come ci dà dentro, Scout! Guarda là! Diggly sta costruendo una torre colorata! Ma ecco che arriva Bandito. Chissà cosa vuole fare quel terribile bullo. Oh no! Ha fatto cadere la torre di Diggly! Bandito è un pericolo pubblico. Oh oh! Ha visto la palla di Scout! Bandito sta rubando il pallone! Che prepotente! Buster vuole fare qualcosa. La povera Scout è davvero sconvolta. Buster vuole aiutare la sua amica. Affronterà Bandito e gli farà restituire la palla. Non credo che Bandito ascolterà Buster. Infatti sta facendo il prepotente. Non è giusto. Ma aspetta, Jessie si è messa vicino a Buster. Anche Scout è arrivata ad aiutare. Sono tutti stufi di Bandito e dei suoi modi da bullo. C'è Otis, la macchina della polizia, che si sta gustando un gelato. Ups, Bandito è andato contro Otis. Otis sembra arrabbiato.
va a dare una lezione a Bandito per essere stato cattivo con tutti. Ora Buster, Scout e Jesse possono giocare a calcio in pace. Mettetevi tutti a cerchio e ascoltate la fiaba di Buster il mago. C'è Buster il bus. A quanto pare sta attraversando la foresta incantata. Ma aspetta, cos'è quella cosa sulla strada? Penso che sia un libro degli incantesimi. Wow! Buster può usarlo per fare delle magie. Guarda, ci sono Scout, Terry e Jesse in piazza. Credo che Buster proverà a lanciare degli incantesimi. Vediamo. Wow, un cappello da mago! Buster sta davvero facendo magie. Mi chiedo quale incantesimo potrebbe usare Buster per aiutare Terry. Abracadabra! Wow, Buster ha fatto crescere le piantine. Ottimo lavoro, mago Buster. Quali altre formule ci sono nel libro degli incantesimi? L'incantesimo dell'ape? Oh, guarda! Buster ha trasformato Scout in un'ape. Si sta divertendo davvero tanto a svolazzare qua e là. Credo che anche Jesse voglia volare. Che incantesimi ci sono per questo? Le bolle? Fantastico! Jesse sta fluttuando all'interno della bolla. Ottimo lavoro, mago Buster. Oh, guarda, ha molto sonno. Vuoi fare un pisolino, Buster? Oh, oh, penso che qualcosa sia andato storto. Gli incantesimi sono andati fuori controllo. Svelto, Buster, devi riportare tutto alla normalità. Sbrigati, Buster! Tutti gli incantesimi sono stati annullati. Ma non credo che gli amici di Buster siano rimasti soddisfatti. Buster sta rimettendo il libro degli incantesimi dove l'ha trovato. È sicuramente una giornata molto ventosa alla fattoria. Guarda, penso che Terry voglia mostrare qualcosa a Buster. Ehi, è Monty, la mongolfiera. È un vecchio amico di Terry. Salutalo, Buster. Deve essere molto divertente poter fluttuare nell'aria come un palloncino. Ma oh, il vento si sta alzando. Spero che Monty non voli via. Oh no, la corda si è spezzata e il vento porta via Monty. Presto, Buster, devi inseguirlo o chissà dove andrà a finire. Monty è davvero in alto. Come puoi fare per riportarlo giù? Guarda, una corda! Mi chiedo cosa abbia in mente Buster. Sbrigatevi, ragazzi! Dovete superare Monty! Che cosa farà Buster? Oh, certo! Un lazzo! Pronto al lancio, cowboy! Ah, ci arrivi quasi! Ma Monty continua a venir portato via dal vento. Ci deve essere un modo per salvare Monty. Cosa ha visto ora Buster? È Iggy, il furgoncino del gelato, con un sacco di palloncini. Penso di aver capito il piano di Buster. Guarda, Buster si è legato addosso tutti i palloncini e ora sta volando in cielo. Forza, Buster, puoi farcela! Afferra Monty! Ci sei quasi! Ci sei quasi! Ci sei quasi! L'hai preso! Ben fatto, Buster! Hai salvato la situazione! Monty ti è molto grato. Monty è di nuovo legato in sicurezza. Non volerà via come quel palloncino. Bel lavoro, Buster. C'è Buster il bus. Chissà cosa combinerà oggi. Una caccia alle uova di Pasqua. Ecco un uovo di Pasqua. Bravo, Buster. Ed eccone un altro. Siamo a 2. E 3. 4. 5. Quanti? Wow, sono un sacco di uova di Pasqua, Buster. Sembrano deliziose. Buster ama le uova di cioccolato. Che buone. Buster mangia tutte le uova che vuole. Buongiorno, Buster. Oh cielo, Buster sembra star male. Ha mal di pancia. Penso che abbia mangiato troppe uova di Pasqua.
Ecco che arriva Scout la macchina, a vedere se Buster sta bene. Sembra proprio malato. Povero Buster. Scout lo porterà da Amber l'ambulanza. Lei lo può aiutare. Ecco Amber. Sa sempre come far sentire meglio i piccoli Buzz. Sì, Buster è chiaramente malato. Ma fortunatamente Amber ha una medicina che lo aiuterà. Apri bene, Buster. Ti farà sentire meglio. Ma non è tutto. Se Buster vuole che gli passi il mal di pancia, deve anche mangiare del cibo sano, come una mela. Ecco, questo calmerà lo stomaco brontolante di Buster. Il giorno dopo Buster si sente molto meglio. Oh, ehi! C'è Diggly la ruspa! Cos'ha lì, Diggly? Oh, oh! Basta uova di cioccolato! Penso che Buster abbia mangiato abbastanza cioccolato per questa Pasqua. Ecco Buster e Robin! Sembra che Buster si stia davvero gustando quella gomma da masticare. E quello cos'è? Un messaggio in una bottiglia! Chissà cos'è! Wow! È la mappa di un tesoro! La X indica dove è nascosto! Buster e Robin vanno a cercare il tesoro sepolto! E ora? Da che parte dovrebbero andare? C'è il molo! E guarda! Là c'è l'isola deserta! L'hanno trovata! Oh oh! Le acque sono piene di squali. Dovranno trovare un modo sicuro per attraversarle. Guarda, c'è Katrina, la barca a vapore. È bloccata sulla spiaggia. Ha bisogno di una spinta per tornare in acqua. Così, Buster, ben fatto. Ottimo, Katrina è tornata in acqua. Oh cielo, c'è un buco! Katrina potrebbe affondare se nessuno pensa ad aggiustarlo. Penso che Buster abbia un piano. Chissà cosa farà con la gomma da masticare. Oh, sta usando la gomma per tappare il buco. Che astuzia, Buster. Ora gli squali non potranno catturarli. Prossima fermata, Isola del Tesoro. Fantastico. Buster è arrivato sull'isola. Ora deve solo trovare il tesoro. È qui da qualche parte. Eccola! La X indica il nascondiglio. Buster scava. Wow! Un forziere! Guarda, una moneta d'oro! Chissà come la utilizzerà Buster. Guarda! Diggly sta sistemando Katrina e le chiude il buco. Oh, Buster usa la moneta per pagare Diggly. Ha voluto offrire il suo aiuto per ringraziare la sua nuova amica. Che fantastica avventura! Guarda, c'è Buster il bus ed è una bella mattinata. Cosa farà oggi? Cosa sono quelli? Semi? Wow! Buster vuole coltivare frutta e verdura. Buster va verso l'orto e dà un'occhiata alle istruzioni. Innanzitutto deve scavare una buca per piantare i semi. Buster inizia a scavare. Oh cielo, ci vorrà un sacco di tempo. Ma guarda, c'è Diggly. Potrà dargli una mano. Diggly è il migliore a scavare ed è sempre felice di aiutare i suoi amici. Diggly farà le buche per i semi in un secondo. Ecco fatto. Ora Buster mette tutti i semi nelle buche e passa al punto 2. Il sole. I semi hanno bisogno del sole per crescere. Ma, oh oh, ci sono le nuvole. Ma guarda, c'è Monty la mongolfiera. Forse può dare una mano. Ecco qua, Monty ha spinto via la nuvola. Ora i semi stanno crescendo. E ora il punto 3. Pioggia? Pare che ci sia un'altra missione per Monty. Salta sulla nuvola e... perfetto! Ora devono solo aspettare che le piantine crescano. Passano molti giorni e le piantine diventano sempre più grandi. Poi un bel giorno Buster controlla il suo calendario. È oggi! Guarda! Pomodori rossi, zucche arancioni, pannocchie gialle, piselli verdi e melanzane viola!
bravo, Buster! Guarda quanta frutta e verdura hai fatto crescere! Ora può condividere tutto con i suoi amici. Mi chiedo cosa stiano facendo Buster e Digger. Wow! Chi ha fatto quel disegno? Sembra che voi ragazzi abbiate voglia di gelato. Digger! Quel cono è gigante! Oh, guarda! Sta arrivando Iggy, il furgoncino dei gelati! Buster e Digger chiedono a Iggy di aiutarli a preparare il gelato gigante. Vediamo! Oh, ciliegia! È un gusto delizioso! Prendiamolo! Wow, guarda quanto gelato! Subito dopo serve del gelato di colore blu. Al mirtillo? Perfetto! È incredibilmente bello, Buster! Ok, ora il giallo! Banana! Ottima scelta! Ne vuoi ancora? Ok, questo è l'ultimo gusto, altrimenti sarà troppo grande. Mela! Sarà un cono gelato davvero gustoso. Un ultimo sforzo, Iggy! Questo cono gelato è un po' traballante. Tienilo in equilibrio, Digger. Robin è andato a chiamare Scout per farle vedere ciò che Buster e Digger hanno fatto per il suo compleanno. Faresti bene a seguire Robin, Scout. Buon compleanno, Scout! Questo è il gelato più grande che io abbia mai visto. Oh no, Digger! Attenta, Scout! Ci è mancato poco. Spegni la candelina, Scout. Ora potete mangiare il gelato. Nonostante tutto, è ancora delizioso. Gnom, gnom! Guarda, c'è Scout! E c'è anche Buster! Penso stiano giocando ad acchiapparella! Cosa ha visto, Buster? Oh, wow! Un labirinto! Scout ci sta entrando! Forza, Buster! Vai a cercarla! Chissà da che parte è andata, Scout! Eccola là! Insieme si fanno strada nel labirinto! E adesso, da che parte dovrebbe andare, Buster? Di qua! Oh, guarda! Un fiore giallo! Che bello! Ancora qualche svolta! E ora? Da che parte? Di qua! Aspetta un attimo! È di nuovo quel fiore! Buster ha girato a vuoto! Forse ripetendo il percorso all'indietro riuscirà ad uscire? Ecco Scout! Anche lei si è persa! Wow! Buster e Scout si sono ritrovati! Grazie al cielo! Ma ora devono trovare il modo di uscire! Scout sale sul tetto di Buster! Forse riuscirà a vedere l'uscita! Eccola! Ottimo lavoro, Scout! Partono veloci verso l'uscita! Ma da che parte è? Oh cielo! Sono ancora persi nel labirinto! Guarda! Tracce di gomme! Possono seguirle e arrivare all'uscita! Bella idea, Buster! Ecco di nuovo quel fiore! Ancora un po' e... Urrà! Sono riusciti ad uscire! Ottimo lavoro di squadra, ragazzi! Guarda! È Rita l'auto sportiva! Sta sfrecciando all'interno del labirinto! Oh beh, immagino che Buster e Scout dovranno aiutarla ad uscire! Sveglia, sveglia, Buster! È una nuova giornata! Ehi, aspetta! Oh. Non ci sono colori! Che strano! Anche Robin non ha alcun colore! Guarda, Robin! Buster ti ha reso di nuovo colorato! Ben fatto, Buster! Oh no! Quella piccola paperella è triste! Ha perso il suo colore! Forse Buster può aiutarla! Ottimo! Il colore è ritornato! Oh, guarda com'è felice la paperella! Oh guarda! Anche la fattoria di Terry ha perso il suo colore! Buster potrà fare qualcosa!
Certo. Hai il tocco magico, Buster. Oh no, anche Scout. Avanti, Buster, aiutala a tornare colorata. Eccoti qui, Scout. Di nuovo alla normalità. Guarda, Buster può anche cambiare i colori delle cose. Ora la palla è verde. E ora la palla è viola. Buster sa dare colore alle cose. Wow, Buster ha colorato Scout come l'arcobaleno. Adesso anche lui ha i colori dell'arcobaleno. Ora è Buster il bus arcobaleno. C'è di nuovo Terry. Ora è Terry arcobaleno. E guarda i campi. E il fienile. I colori dell'arcobaleno sono dappertutto. Fantastico. Buster ha anche dato diversi colori alle nuvole. Manca solo una cosa. L'arcobaleno, ovviamente. Il bus arcobaleno sta guidando sopra l'arcobaleno. Ciao, ciao! Oh, Buster, era solo un sogno. E fuori piove. Oh, mi dispiace, Buster. Aspetta! Forse dopo tutto sei davvero magico, Buster. Hai fatto uscire... Guarda, è Buster il bus! Ma... sembra proprio assonnato. Sta andando fuori strada. Oh, no! Buster è finito in una pozzanghera fangosa! E ora è bloccato! Povero Buster, come uscirà da lì? La mattina dopo, Scout la macchinina va al garage di Buster. Ma, oh cielo, Buster non si trova da nessuna parte! Dov'è? Ma guarda, delle tracce di fango! Scout le segue per vedere dove si trova Buster. C'è Digli la russa! Scout gli dice che Buster è scomparso. Devono trovarlo. Scout e Digli lo cercano insieme. Guarda, una scia di dolcetti! Dove potrebbe portare? Wow, cos'è stato? Ah, Fivu, è solo Robin. Scout spiega che Buster è scomparso e Robin accetta di unirsi alle ricerche. Avranno maggiori possibilità di trovarlo se lavorano insieme. Il povero Buster è solo e al freddo. Scout guarda dietro gli alberi. Digli guarda accanto alle rocce. Cos'ha visto Robin? Altre tracce di pneumatici. Guarda, ecco Buster. È ancora bloccato nel fango. È qui da un sacco di tempo. Robin va a dire a Digli e Scout che ha trovato Buster. È proprio oltre la collina. Ecco il povero Buster. Digli e Scout possono aiutarlo. Lavorando insieme, Digli e Scout tirano Buster fuori dalla pozzanghera fangosa. Ecco fatto! Ora Buster è finalmente libero. È molto grato ai suoi amici per averlo salvato. Ora è tornato sano e salvo. Buster e i suoi amici sono usciti a fare dolcetto o scherzetto per Halloween. Buster ha un sacco di gustosi dolci nel suo secchio. Il nonno ricorda a Buster che non dovrebbe mangiare troppi dolci tutti in una volta. Ora Buster è in camera sua. E mentre nessuno lo vede... mangia tutti i dolci che può! Ai! Che male! Oh no! Buster ha un dentino che dondola! È davvero spaventoso! La mamma è venuta a chiamare Buster. È l'ora di cena. Lui nasconde il suo dentino dolorante. Non credo che voglia che qualcuno lo sappia. La cena è pronta. Quante verdure gustose. Ma Buster non vuole mangiare. La mamma capisce. Buster è stato sconvolto da qualcosa. Le mostra il suo dentino dolorante. Ah, il nonno sa cosa fare. Dice a Buster di dare un morso a quella dolce pannocchia. Guarda, il dente di Buster è caduto. Non è stato difficile. Buster si sente molto meglio ora. Adesso è ora di andare a letto. La mamma dice a Buster di mettere il dentino sotto al cuscino.
Mentre lui dormirà, la fattina dei denti verrà a prenderlo. Buster si sveglia la mattina dopo e... Wow! Una grande stella d'oro! Buster la indossa con orgoglio. Ora sa che non c'è da preoccuparsi se un dentino dondola. Buster e la mamma stanno decorando la casa per Halloween. Ma guarda, gli manca una zucca! Sembra che ci siano delle zucche in vendita da questa parte. Buster e il nonno andranno a prenderne una. Wow, quante zucche tra cui scegliere! Buster vuole questa grande. Ora il nonno inciderà una faccia nella zucca e la trasformerà in una lanterna di Halloween. Occhi, bocca e naso. Oh! Ma cosa ha visto Buster? Un lenzuolo? Oh, Buster ha fatto finta di essere un fantasma e ha spaventato il nonno. Ma ora la zucca sta rotolando via. Oh no, sta rotolando verso la strada. Fiù, per un pelo. Presto, Buster e il nonno stanno inseguendo la zucca in fuga. Buster l'ha quasi presa. Ops. C'è Diggly che sta costruendo un muro. Oh cielo, la zucca lo ha spaventato. Ora sta rotolando via di nuovo. Non c'è tempo per fermarsi a giocare. Devono continuare a inseguirla. Il povero nonno è senza fiato. Tocca a Buster prendere la zucca. Presto, si sta dirigendo verso quello stagno. Buster fa un grande salto. Ben fatto, Buster. È rotolata al suo posto fuori dalla porta d'ingresso. Che fortuna! La mamma sembra molto contenta. Bel lavoro, Buster e nonno. È Buster! È ora di svegliarsi! È una nuova splendida giornata! Guarda, la mamma ha già preparato la colazione per Buster! Pane con la marmellata, il preferito di Buster! Aia! Buster è passato su quel giocattolo! Va tutto bene, la mamma gli darà un bacino! Fatto! Ora Buster può uscire a giocare a calcio! Che emozione! Adesso Buster sta giocando nel parco con Scout! Brava, Scout! Ma, il pallone da calcio è rimasto bloccato sull'albero! Ma guarda, la mamma ha liberato la palla! Ben fatto, mamma! Ora possiamo continuare a giocare! Che cos'è? La mamma e Buster stanno dipingendo un quadro! È davvero divertente dipingere insieme! Guarda! Il sole alla faccia! Ma, oh cielo! Buster ha sonno! È stata una giornata molto impegnativa! È ora che Buster vada a letto! Ma prima la mamma legge a Buster la favola della buonanotte! Ah, buonanotte, Buster! È stato così divertente passare la giornata a giocare con la mamma. È davvero la migliore. È una luminosa giornata autunnale. Buster e Diggly si stanno divertendo un sacco a giocare con la macchinina radiocomandata. Vroom, vroom! Guarda come va! Guarda, c'è la mamma! È venuta a chiamarli per mangiare. E ricorda a Buster di mettere via i suoi giocattoli. Buster mette via il controller, ma... Guarda, la macchinina è rimasta in giro! Ora Buster e Diggly sono tornati per continuare a giocare. Ma... Oh no! Non vedono la macchinina da nessuna parte!
Dove potrebbe essere? Potrebbe essere nella scatola dei giocattoli? No! Forse è nella spazzatura? No! Forse è sepolta sotto le foglie autunnali! Deve essere qui da qualche parte! Aspetta! Penso che Buster abbia un'idea! Se usano il controller! Senti! Il motore dell'auto! Da dove viene il rumore? Da sotto quel mucchio di foglie? Evviva! Hanno ritrovato la macchinina! Ma aspetta! Ora manca il controller! Dov'è sparito? Oh, eccolo! Bella vista, Buster! Ora Diggly e Buster possono divertirsi di nuovo a giocare con la loro macchinina radiocomandata. Ma questa volta si ricorderanno di rimettere i loro giocattoli nella scatola quando avranno finito di usarli. Ottimo lavoro! È una nuova giornata! Ed è ora che Buster vada a scuola! C'è Diggly! Possono andare a scuola insieme! Andranno a scuola di corsa! Whoosh! Mi chiedo chi sarà il più veloce! Wow! C'è un anatroccolo sulla strada! Dovrebbe stare più attento! C'è mamma anatra! Sta cercando di attraversare la strada con i suoi anatroccoli! Ma attenzione! Ecco che arriva Terry! Arriva anche l'insegnante! Oh no! Grazie a Diggly e Buster, la famiglia degli anatroccoli può attraversare la strada in sicurezza! Ah, stanno andando a nuotare in quello stagno! Oh oh, quell'anatroccolo sta tornando sulla strada! Ottimo lavoro, Buster! Ora gli anatroccoli stanno tornando sulla strada! Buster e Diggly li aiutano a attraversare in sicurezza! Anche mamma anatra sta attraversando! Complimenti a tutti per l'aiuto! Ma Terry e l'insegnante vogliono andare o faranno tardi? Aspettate un attimo! Penso che Buster abbia un'idea! Cosa stanno facendo con quelle vernici? Delle strisce arcobaleno? E dei cartelli? È un attraversamento per gli anatroccoli! Ora la famiglia degli anatroccoli può attraversare la strada in sicurezza ogni volta che vuole! C'è di nuovo l'insegnante! Gli sta dicendo di sbrigarsi! I ragazzi farebbero meglio ad andare a scuola o arriveranno tardi! Ottimo lavoro, ragazzi! Ci sono Buster e Scout! Si stanno divertendo un sacco a giocare nelle pozzanghere fangose! Ma, oh no! La povera Scout non si sente molto bene! Ah, vabbè, potranno giocare di nuovo insieme domani. Ora Buster entra in casa e mangia uno spuntino. Ma, cielo, non ha lavato le ruote fangose prima di mangiare quella mela? Non è molto igienico. E ha lasciato le impronte fangose delle ruote ovunque. Oh, cielo. La mattina dopo la mamma va a svegliare Buster. Ma, oh no. Buster non ha per niente un bell'aspetto. Povero Buster. Wow, ho la febbre! Oggi dovrà restare a casa per poter guarire. Ora è il momento della medicina. A Buster non piace l'aspetto, ma la mamma sa che lo aiuterà a stare meglio. Ecco, non è stato così male. Ora Buster deve solo riposarsi. La mattina dopo, Buster si sente molto meglio. Anche Scout si sente meglio. Possono uscire e giocare di nuovo. Ma aspetta! La mamma dice che dovrebbero prima lavarsi le mani, così non si ammaleranno di nuovo.
Ottimo lavoro! Aspettate! La mamma ha un'altra idea! Possono indossare anche queste mascherine per non ammalarsi! Fatto! Ora Buster e Scout sono pronti per giocare all'aperto in sicurezza! Sono così felici ora che si sentono di nuovo meglio!